studenti, sono un serbatoio di semi da 2002, una ventina d'anni quasi, facevo fatica a trovarle, le carote viola. Sapevo che i miei amici serbatoi di semi in Sicilia per le anni. Adesso queste me le propone Carrefour, le addirittura comprate a 50% di sconto. Io non me le mangio, le metto in terra, nascerà lo stile della carota e l'anno prossimo faccio semi. Cioè Carrefour, i privati si occupano di biodiversità, ci hanno scavalcato ma di parecchio. Cioè io salvatore di semi vado al supermercato e mi trovo le carote viola, ok? Che io facevo difficoltà nel giro dei salvatori di semi a trovarle. Perché queste carote? Perché quello che ha detto Eugenio, quello che ha detto Mario, quello che ha detto Celeste a proposito dei giovani, si ricompone in questo. Contemporaneamente, questa sera a Brignano, i ragazzi di Terra Viva, che sono dei giovani di Como, stanno tenendo il loro compleanno e si festeggiano mangiando cose con i grani antichi. Non stanno qua. Io sono venuto qua e non sto da loro perché avevo il dovere di salvaguardare un pezzo di terra, un parroco di campagna che per 30 anni ha fatto biodiversità con noi e abbiamo seminato con lui i grani antichi, con quei ragazzi che adesso stanno a Brignano. E io non sono padre Pio, non posso stare contemporaneamente qua e là. Io sono qui per difendere quell'orto. Ma quei 40 giovani che quando hanno costruito l'associazione si sono trovati in 100. 100 ragazzi di Como, 100 giovani di Como. 100. Io non lo so. Uscendo da questa riunione, da questo incontro con voi, che comunque un incontro amoroso, nella parola, senza parola più nobile, perché io mi sento compagno, io mi sento persona solidale con voi. La mia storia è la storia di Maria, la storia di Celeste, la storia di Giampaolo, è la vostra storia, sono un compagno, tessera FDC 76. Ma si va oltre, si insegna e si impara. L'ottimismo, diceva Martin Luther King, sarà stata l'unica cosa buona che ha detto: se avessi la certezza che il mondo dovesse finire domani, pianterei ugualmente un albero. Cioè i semi, l'occuparsi della terra da parte di questi ragazzi che molti tra noi conoscono e che non stanno qua e si dispiacciono pure, Marco Lorenzini e gli altri, mi dispiace pure. Ma questi ragazzi di Terra Viva sono i ragazzi che stanno in Friday for Future Como, sono i ragazzi che ci stanno dando una mano, che erano domenica scorsa a presidiare a Barni gli orti di Don Emilio, di questo prete contadino, precursore, perché 30 anni fa si è messo a ciappare la terra fisicamente ed è venuto da noi a cercare i grani antichi. Cioè, io dico che il nostro compito è poco tempo, ma sintetizzo, il nostro compito è quello di fare da cerniera, non da cinghiale trasmissione, no, da cerniera. Io vado da Giacomo, da Elisabetta, perché hanno un nome questi giovani che non sono qua ma stanno a Brignano, e dire noi ci siamo. Cioè, se noi il testimone non lo passiamo a loro, parlandoci, mischiandoci, zappando insieme, coltivandolo fisicamente, un germoglio di speranza, io mi chiedo che ci stiamo a fare. Cioè, io sono convinto che c'è una cosa di Brecht che dice no, da non rinnegare mai. Brecht ne dice due e finisco. Brecht dice, in una dice che la vecchia quercia è quella da onorare. Si è lottato un giorno sei buono, si è lottato un mese sei molto buono, chi lotta tutta la vita è imprescindibile, la vecchia quercia. Mario Costinelli, Celeste, io, voi, le vecchie querce, siamo importanti. Senza di noi i ragazzi là a Brignano nemmeno magari avrebbero avuto la sala.
La democrazia l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo difesa noi. Però contemporaneamente a quei ragazzi noi dobbiamo trasmettere il senso di, dell'organizzazione, della capacità, ciò che noi ci ha insegnato il partito, la militanza. Ci dobbiamo insegnare la tenacia, gli dobbiamo insegnare la costanza, gli dobbiamo insegnare delle cose che noi abbiamo imparato e che fanno sì che noi stasera siamo qua. È giusto, è vero? Loro ci insegnano la speranza e il fatto che vogliono fare le cose. Scendono in piazza, Greta, la terra. E noi gli insegniamo altre cose. Poi piano piano noi diventiamo noi, no, il nostro corpo, parlo proprio di biopolitica, noi diventiamo loro. Un germoglio di un'esistenza che passa e loro parlano di terra e libertà. La terra, hanno capito, terra e libertà insieme. Non c'è terra senza libertà, non c'è libertà senza terra. Perché quando ho bisogno di difendere l'orto di Don Emilio, io ho bisogno di Mario Agostinelli però. Allora, far capire a questi ragazzi che la politica è necessaria, l'organizzazione, la sagacia di Mario è necessaria. Io dovevo essere qua, anche se il mio cuore sta con loro che coltivano il grano. Capite? Cioè, era più bello stare a Bregnano a mangiare le torte del grano antico, però era mio dovere, perché ho i capelli bianchi, parlare con Mario, venire qua e dire: ci sono 50 ragazzi che vogliono continuare a seminare grano nei terreni di Don Emilio. Cioè, si trova la congiunzione, non a strada, terrena, si trova. Ce l'abbiamo nella carne, siamo noi, la nostra saggezza, la nostra capacità di fare dei collegamenti, la nostra capacità di dire: io sono a servizio di chi ha bisogno, di dire niente per me, tutto per quelli che vengono dopo. No, la terra non ce l'abbiamo per noi, ma per c'è stato dato in prestito per future generazioni. Noi questa saggezza, questa bontà grande, questa magnanimità, la nostra militanza nella sinistra umanista ce l'ha data. Io chiedo scusa di aver tolto del tempo magari a qualcun altro, ma questa cosa ve la volevo proprio dire. Vi ringrazio. Grazie.